Benvenuti a questa nuova edizione di Senior News. Vediamo insieme i titoli. Riprende al Senato l'esame del disegno di legge sui caregiver familiari. Arrestata ladra della banda degli orologi. 112, come funziona il numero di emergenza unico europeo? Estate Covid tra vecchie e nuove paure. È ripreso l'iter parlamentare del disegno di legge sui caregiver familiari. Attualmente il confronto è al Senato in Commissione Lavoro, che ha deciso di fissare per il 22 luglio prossimo la data ultima per la presentazione di eventuali emendamenti. Il periodo dell'emergenza Covid infatti non ha fatto altro che mettere in luce con ancora più evidenza le enormi criticità dovute a una mancanza di tutela e supporto organico a tutte quelle persone che già si occupavano H24 di un familiare non autosufficiente e che hanno dovuto affrontare da soli tutto il carico assistenziale, aggravato anche dalla chiusura dei centri di assistenza durante il lockdown. La scusa di una prestazione sessuale per attirare l'attenzione e poi agire rubando l'orologio al polso delle vittime, nella maggior parte dei casi anziane. Ad agire una banda sulla quale si sono accesi i fari della polizia. Un'indagine prossima alla svolta dopo che una 29enne romena è stata fermata e arrestata per rapina aggravata. L'ultimo episodio a Roma, dove due giovani donne si sono rese responsabili di una rapina nei confronti di un 70enne. La vittima, grazie alla presenza di una telecamera montata sul parabrezza della propria auto, è riuscita a filmare le immagini che ritraevano il volto delle due romene, grazie alle quali gli investigatori del commissariato Viminali sono risaliti all'identità delle responsabili. Casi di truffe e rapine come quelli accaduti a Roma sono purtroppo in aumento, da qui l'importanza di chiamare sempre le forze dell'ordine. Basta comporre il 112, il numero di emergenza unico europeo. Ci spiega come funziona Liliana Galiani, vicequestore della Polizia di Stato. Il 112 non è un numero che si fa soltanto quando è stato commesso, creato una rapina, che sono imprasiliati in casa. Cioè, non è un numero che si fa solo quando è stato commesso il reato. È un numero che si fa anche quando non si ha paura. La persona, ognuno di noi ha paura, se vede persone per le scale, sotto, che non conosce, che non lo convincono, ha qualche sospetto, e si fa il 112, che adesso è un numero che risponde a velocità di reazione della risposta. Dall'altra parte rispondono dei operatori sformati, che dal 112 arriva subito una pattuglia, ma parliamo di pochi minuti, e tanto arriveranno degli agenti, altre forze di polizia, i carabinieri, comunque, che andranno a verificare chi sono queste persone. Non c'è bisogno di essere stato commesso un fatto grave, anche solo per vedere di che cosa si tratta, si deve chiamare. E questa è senza dubbio un'estate insolita che arriva dopo l'emergenza Covid, emergenza che anche se in parte rientrata non è ancora finita. Per questo è importante non abbassare la guardia, soprattutto gli anziani e i malati cronici, come ci spiega Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della FIMG. Non bisogna abbassare la guardia, perché i paesi che l'hanno fatto in maniera un po' scriteriata, vedi Israele, l'infezione è tornata. Quindi mantenere le precauzioni, è chiaro che caldo, la stagione estiva favoriscono, diciamo così, l'aria aperta. Quindi consiglio intanto andare all'aria aperta, se volete incontrare gli amici incontratelo fuori, non abbassare le precauzioni, non interrompete le terapie e se dovete fare i controlli fateli. E per oggi è tutto, grazie per averci seguito, a domani.